Buongiorno, bentrovati in diretta su Telefriuli. A questo appuntamento con A voi la linea, che apriamo oggi dalla cronaca e da un'operazione della squadra mobile della questura di Pordenone che ha portato a fermare una banda di ladri che era dedita principalmente ai furti di pezzi di auto ai danni delle concessionarie. Sono quattro le persone individuate, una delle quali è stata arrestata in provincia di Milano, portata in carcere a San Vittore. Vediamo i dettagli del servizio. Sono quattro, tre moldavi e un ucraino, le persone interessate ad un'operazione che la polizia della questura di Pordenone, assieme alle squadre mobili di Milano e Monza Brianza, ha condotto tra Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Dalle prime ore di questa mattina le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, due perquisizioni ed altrettanti indagati in stato di libertà in merito a furti commessi a danni di autoconcessionarie. L'attività investigativa condotta dalla squadra mobile pordenonese e coordinate dalla procura di Pordenone hanno avuto inizio la notte del 16 settembre 2020, quando alcuni ladri, dopo aver danneggiato la recinzione interna, si sono introdotti in Viale Venezia all'interno del piazzale della Adria Rent, società di autonoleggio, asportando cruscotti e componenti di automobili del valore di 15.000 euro, rimossi da BMW e Mercedes di proprietà della società e qui parcheggiate. Quella stessa notte i ladri hanno tentato di rubare due moto da cross custodite all'interno di un'abitazione poco distante. Un residente, svegliato dall'abbaiare del proprio cane, si è accorto del furto e ha chiamato la sala operativa della questura. La squadra mobile ha quindi eseguito un sopralluogo assieme alla polizia scientifica, rinvenendo una bottiglietta d'acqua in plastica per le impronte digitali. Le indagini sono proseguite analizzando i sistemi di videosorveglianza collocati nelle vie d'accesso del capoluogo, che hanno consentito di identificare due cittadini moldavi di 30 e 32 anni, uno dei quali è residente in provincia di Milano e gravato da precedenti specifici per associazione a delinquere finalizzata al furto e ricettazione di navigatori satellitari. Le indagini hanno poi permesso di individuare altri due giovani, un moldavo 22enne e un ucraino 35enne, residenti a Monza Brianza e a Milano, in contatto con i primi due sospettati. In base agli elementi raccolti, il PM Pordenonese ha ottenuto dal GIP un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato e continuato nei confronti del 32enne moldavo, arrestato alle 4 di questa mattina in provincia di Milano e portato a San Vittore, e del connazionale trentenne, verosimilmente già allontanatosi dall'Italia per rifugiarsi all'estero. Dalle perquisizioni sono emersi ulteriori elementi sul sodalizio criminale, specializzato nei furti in danno di autoconcessionarie, la cui refurtiva probabilmente veniva portata nell'est Europa. Gli investigatori stanno valutando furti analoghi compiuti ultimamente tra Friuli, Venezia Giulia e Lombardia per ricondurli in capo alla banda. Lavori pubblici per opere destinate alla comunità che proseguono a Faidis nonostante le restrizioni di questo periodo. Per parlarne ci colleghiamo in diretta con Paola Treppo. Buongiorno Paola, te la linea. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo con il sindaco di Faidis, Claudio Zanni, per parlare di lavori pubblici, ma in particolare di un lavoro pubblico di grande utilità per chi fa attività nelle campagne. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità che ci date. Si parla di assestamento 2020, abbiamo impegnato dei soldi per costruire questa isola ecologica dove i mezzi agricoli legati alla distribuzione degli antiparassitari nei vigneti anche nei campi potranno andare a fare il lavaggio e l'acqua di lavaggio verrà raccolta in vasche apposite che verranno pulite due volte all'anno e questo rifiuto speciale verrà consegnato nelle opportune discariche, diciamo, no? È un'opera che sui colli orientali è diciamo, il primo comune che ci mette mano, nel senso che andrà a realizzarla. Altri comuni stavano vedendo come organizzare questa attività. Noi, da quanto so, siamo i primi a organizzare. Questa è un'opportunità per gli agricoltori del territorio, ma anche per gli agricoltori dei comuni limitrofi che potranno usufruire di questa area per la pulizia e per essere a norma dei regolamenti CE per il lavaggio di questi mezzi. Quindi una ecopiazzola particolare.
che diventerà probabilmente, tra virgolette, comprensoriale. Però Francesca, vedi, in questo punto in cui ci troviamo all'esterno del municipio, non possiamo non parlare anche di una mostra organizzata in questo periodo dal comune di Faedis, seguendo le modalità, diciamo, anti-Covid, per non dimenticare la cultura, la storia, la tradizione del territorio di Faedis. Di cosa si tratta? Ecco, appunto, sempre legato alle normative anti-Covid, abbiamo tramite la Proloco di Faedis allestito questa mostra che ricorda un'attività che si svolgeva a fine anni 70 nel nostro territorio, che è l'autocross. In regione c'erano 5 circuiti, tra cui quello di Faedis, e dove portavano veramente migliaia di persone a vedere questa attività che è durata 6-7 anni, però ha portato veramente tanta gente sul nostro territorio. Ecco, abbiamo usufruito delle pareti del municipio. Così i turisti e chi vuole venire a vederla la può vedere tranquillamente da solo, girando e vedendola sul municipio del comune di Faedis. Accanto a questa mostra, in assestamento abbiamo messo altri soldi per creare una cartina tematica sui sentieri di Faedis e di Attimis, che andremo a stamparla a fine marzo, quindi in primavera avremo anche questo materiale promozionale. Oltre a questo anche una brochure con la spiegazione, la promozione del nostro territorio, e quest'estate abbiamo fatto anche un video promozionale del territorio di Faedis. Ecco. Ecco, siamo nella terra dei castelli, dei sentieri. Ricordiamo che la viabilità che collega Cividale del Friuli con Tarcento è proprio detta la strada dei castelli per la presenza di numerosi appunto manieri che si possono vedere lungo la viabilità e poi ci sono moltissimi sentieri, una zona ancora poco conosciuta che grazie all'amministrazione comunale di Faedis sarà valorizzata tramite anche queste nuovi materiali, le brochure e anche indicazioni sulla sentieristica della zona. Ci sono poi anche altre attività in corso oppure cantieri aperti in questo momento nel comune di Faedis, signor Sindaco? Come lavori pubblici stanno iniziando i lavori del campo sportivo in sintetico, che sarà accanto al campo sportivo Castelterzol. Poi andremo a sistemare il ponte sul Grivò, la passerella sul Grivò prossimamente. Ci saranno i lavori sulla strada per Canebola, di sistemazione dei guardrail, lo svuotamento delle reti paramassi e la sistemazione di due frane. Ecco. Quindi ce n'è lavoro ce n'è, sì. Quindi insomma l'amministrazione comunale di Faedis è impegnata nonostante il periodo di contenimento per la pandemia Covid continua a lavorare a favore della comunità, a favore del territorio. Allora ringraziamo il sindaco di Faedis Claudio Zani, eventualmente ti richiederemo la linea. Francesca, per adesso è tutto qui da Faedis, dalla piazza di Faedis di fronte al municipio, ti restituisco la linea. Grazie Paolo, lo dai in caso a più tardi. Noi intanto parliamo di un sistema, di un accordo attuativo tra l'Università di Udine e Comune che è stato firmato questa mattina e che porta allo sviluppo del sistema informativo territoriale, uno strumento che permetterà la collaborazione tra i due enti che potranno lavorare assieme per risolvere alcuni problemi della città sulla base dell'analisi dei dati relativi al territorio. Accordo attuativo che è proprio finalizzato a mettere in campo tutte quelle azioni necessarie per sviluppare un'organizzazione che consenta di trattare le informazioni territoriali e di gestire procedimenti con sistemi informatici, allo scopo di ottimizzare da una parte il lavoro dei dipendenti, ma soprattutto anche di offrire agli utenti, quindi ai cittadini o alle imprese, maggiori servizi.
Per questo motivo puntiamo ad avere un sistema di banco dati accessibile che permette la consultazione di informazioni sia direttamente dall'utente o da una parte dell'utenza più tecnica, qualificata, ma anche all'interno dei nostri servizi. Ricordo che a tal fine pochi mesi fa è stata istituita una nuova unità operativa denominata Sistema Informativo Territoriale e Cartografia, e questo accordo di oggi è fondamentale per la formazione soprattutto del personale tecnico del servizio stesso che svolge l'attività anche all'interno del campo della mia delega, insomma la pianificazione territoriale. Sapete che ieri è stata pubblicata una graduatoria per quanto riguarda l'uso dell'informatica nella nostra regione e in pratica il comune di Udine e gli altri capoluoghi, ex capoluoghi di provincia, non è che siano in posizioni molto alte per quanto riguarda proprio queste nuove metodologie che devono essere utilizzate dalle pubbliche amministrazioni. Quindi dobbiamo chiedere un grosso aiuto all'università, alla nostra università, affinché ci permetta di attuare sempre più sistemi informatici a favore dei cittadini, quindi affinché i nostri uffici siano pronti, insomma, con queste nuove metodologie a velocizzare le risposte all'utenza e a migliorare la qualità dei servizi. Questo è l'obiettivo che qualsiasi amministrazione pubblica deve percorrere, perseguire, e in questo caso ringrazio il rettore della nostra università che si mette ancora una volta a disposizione, in questo caso della nostra amministrazione comunale, per migliorare questa tipologia di servizi. Ecco, questo è l'augurio e soprattutto il ringraziamento, perché abbiamo bisogno senz'altro di migliorare tante cose. Sì, grazie, buongiorno a tutti, buon anno a tutti, e sicuramente l'assessore Manzana ha già sintetizzato in maniera eccellente quello che è l'obiettivo dell'accordo, e apprezzo molto il ringraziamento del sindaco, però insomma, è doveroso ricordare che questo accordo attuativo sta all'interno di un protocollo di intesa più ampio che il Comune e l'Università con lungimiranza hanno sottoscritto ormai maggio del 2019, e che anziché rimanere, diciamo, carta morta, una bella cornice, si sta riempiendo man mano di contenuti. Non molto tempo fa avevamo parlato anche del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, e devo anche ricordare, sindaco, che l'ultima, forse una delle ultime uscite pubbliche è stato a febbraio del 2020, quando abbiamo consegnato i certificati, gli attestati di partecipazione al corso QGIS, Sistemi Informativi Geografici, proprio ai dipendenti del Comune, che era un'iniziativa portata avanti nell'ambito dei nostri accordi e peraltro come effetto dell'attività di una officina di Cantiere Friuli che è destinate ai sistemi digitali di supporto avanzato alle decisioni strategiche del territorio. Quindi, diciamo, una collaborazione fattiva ma anche concreta. Dopo la pubblicità, la seconda parte di A voi la linea. A tra poco. Abbiamo parlato con il direttore generale di ASFO degli alberghi sanitari Covid per positivi e non, che nonostante l'aumento delle positività sul territorio nel Friuli occidentale non stanno facendo registrare grandi accessi. Sentiamo. Joseph Polimeni, direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli occidentale. Facciamo il punto per quanto riguarda gli alberghi sanitari, sia sul fronte dei positivi che dei non positivi. Ecco, qual è la situazione?
Bene, la situazione è una situazione che noi stiamo monitorando molto attentamente, come voi sapete, e questo è importante dirlo anche a tutti, ai servizi ospedalieri, ai servizi sociali, ai distretti, anche comunque all'opinione pubblica in generale. L'azienda è dotata di due alberghi sanitari, un albergo sanitario per i negativi, i soggetti che in qualche modo devono fare la quarantena, e un albergo sanitario invece per i soggetti positivi che devono fare un isolamento. Quindi sono due fattispecie evidentemente diverse, e quindi chiaramente il Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento di Assistenza Territoriale hanno a disposizione nella loro faretra, nella loro cassetta degli attrezzi, non solo l'assistenza domiciliare, non solo evidentemente le cure intermedie, quindi l'RSA di Maniago e di Sacile, evidentemente poi l'ospedale per i casi più gravi, ma quando c'è bisogno di un'accoglienza in soggetti che sono evidentemente asintomatici, ma che non possono in qualche modo soggiornare nel proprio domicilio, c'è questa ulteriore opportunità che l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale mette a disposizione. Ecco, quali sono le strutture e quali sono i numeri che hanno riguardato queste due strutture, cioè in quanti hanno usufruito di questa opportunità? Certo. Allora, in questo momento non c'è un grandissimo afflusso, sia per quanto riguarda l'albergo sanitario per i negativi, sia per quanto riguarda l'albergo sanitario per i positivi. Però siamo confidenti che, diciamo, ulteriormente diffondendo questa opportunità possa essere utilizzato. Poi evidentemente l'azienda nel futuro, qualora i tassi di occupazione non fossero, importanti e non ci fosse più questa necessità, valuterà il da farsi. Ecco, come funziona l'accesso a questi alberghi? È l'azienda sanitaria che coordina tutto? Certo, diciamo che voi sapete che noi abbiamo due alberghi sanitari. Un albergo sanitario è stato individuato dalla Protezione Civile secondo una procedura che ha gestito la Protezione Civile, l'altro invece è un albergo sanitario che abbiamo individuato noi con una nostra procedura. È chiaro che poi procederemo agli ulteriori accorgimenti. Secondo lei perché non funzionano così tanto come ci si aspettava? Perché c'è stata grande richiesta, grande ricerca anche per individuarle queste strutture. Ma questo io evidentemente non lo so, io so solamente che in funzione di richieste formali che ci sono arrivate evidentemente dai nostri capi dipartimento abbiamo dato alla cittadinanza questa opportunità. Non sempre, siccome la scelta è una scelta volontaria evidentemente, non sempre un cittadino a volte ritiene di poter utilizzare queste strutture. E sulla gestione della pandemia, un libro piuttosto critico del giornalista Toni Capuozzo, intervenuto questa mattina a ore 7. Sentiamo cosa ha detto. Senti, come ci ha cambiato il Covid? Ma sai, credo che ovviamente per me mi immalinconisce quando penso ai ragazzi, ai giovani, che è l'età in cui hai bisogno della socialità come fosse l'aria, no? Improvvisamente ti è vietata o diventa difficile. Credo che mai come in questo periodo una generazione abbia provato tanta nostalgia della scuola, no? Per uno anziano cambia di meno dal punto di vista dell'agenda. Cambia di più dal punto di vista della salute, nel senso che quello che per i ragazzi fortunatamente è una minaccia molto virtuale, tranne in casi eccezionali, insomma, per uno della mia età è purtroppo una minaccia concreta, e quindi devi fare più attenzione, e l'ipotesi di, insomma, devi confrontarti con tanti vuoti nelle fila della tua generazione, e spesso purtroppo quei numeri angoscianti hanno anche dei nomi, dei cognomi, dei volti che ti sono familiari, e quindi fai i conti con quello con cui fortunatamente, quando non hai gravi problemi di salute, non fa mai i conti. Insomma, ti tocca riflettere su cose su cui avresti preferito, insomma, sorvolare. Senti Toni, quante balle sono state raccontate in questi mesi di pandemia? Ma tante, sai, tante. Purtroppo, soprattutto ai tempi dei social, cioè le balle sono... c'è un via libera alle balle. E che spesso sono venute invece dalle fonti istituzionali. Se penso all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono, le ho messe io stesso in rete, insomma, le immagini dei tweet dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che diceva
quello che sta succedendo a Wuhan non è per niente preoccupante. Non... Se penso, credo a Premier Conte, che il 21 febbraio disse il Covid è un pericolo molto remoto per l'Italia. Sì, spesso le balle sono arrivate da chi avrebbe dovuto essere degno di fede invece. Senti, come guardi la campagna di vaccinazione? La guardo con qualche preoccupazione, nel senso che io per esempio ho tardato quest'anno a ricevere il vaccino antinfluenzale che faccio ogni 2-3 anni, il normale vaccino antinfluenzale, perché io vivo in Lombardia al momento, ci sono stati problemi nella distribuzione, nella somministrazione. Immaginati un vaccino che dovrebbe coinvolgere, insomma, quasi l'intera popolazione italiana, fatta eccezione, insomma, per i bambini. Sono ovviamente tra quelli, se mi chiamassero domani a vaccinarmi, andrei domani. E adesso torniamo da Paola Treppo, Gilda Spollero in sua compagnia, vice sindaco di Faedis. A voi. Sì, rieccoci Francesca, questa mattina i vaccini in casa di riposo Faedis. Buongiorno, la nostra casa di riposo è il nostro piccolo gioiello, ospita circa 24 anziani che sono accuditi, dico in maniera encomiabile, dalle operatrici dell'Universis, tant'è vero che finora siamo stati preservati da questa infezione, tant'è vero che l'attenzione posta sia dai medici dal medico curante e dalle operatrici ha fatto in modo che loro ogni settimana potessero fare i tamponi. Quindi finora è andata bene, stamattina poi sono venuti dall'azienda sanitaria a fare le vaccinazioni. Per cui noi cerchiamo di proteggerli nel miglior modo possibile. Hanno una collocazione, secondo me, bella. L'importante è preservarli da questa brutta infezione che purtroppo ha colpito la nostra comunità. Siamo sull'ordine dei 25 contagiati, oltre quelli in quarantena. Praticamente ce la giochiamo tra Faedis e Campeglio come persone contagiate. Ecco, allora ringraziamo il vice sindaco Gilda Spollero. Siamo contenti di questi vaccini in casa di riposo. E di nuovo Francesca qui dalla piazza di Faedis, ti restituisco la linea. Grazie a Paola Treppo, è tutto per l'edizione di oggi di A Voi la Linea, che ritorna domani puntuale alle 12:45. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.